anzitutto la nostra piccola faccenda finanziaria. Questi sono aggeggi molto pratici. Qui le sovrane, qui gli scendini, qui le colonne, vede? Penso che il conto torni, controlli. Grazie signore. Ah, non c'è da ringraziare, se li guadagnati. Ma non li metta via così, quei soldi! E se poi li tira fuori da qualche parte, li perde. Dovrebbe comprarsi anche lei uno di questi aggeggi. Vedrà come sono pratici. Il mio sarebbe sempre vuoto. Perché non risparmia? Lei ancora non sa cos'è il denaro. Il denaro è potere. Se gioventù sapesse. Ma cosa dice Shakespeare? E tu metti denaro in borsa. Iago. Lui sapeva bene cos'è il denaro, ne guadagniamo parecchio. Poeta, ma anche inglese. Lei sa qual è l'orgoglio dell'inglese? Che sul suo impero non tramonta mai il sole. Questo l'ha detto un celtico francese, ora gliela dico io qual è la frase di massima bandieria dell'inglese. Io ho sempre pagato, io non ho mai chiesto uno scellino in prestito in vita mia. Ci riesce lei a sentirsi così? Io non devo niente a nessuno. Ci riesce lei? Mulligan 9 sterline, 3 paia di calzini, un paio di fangose cravatte. Caron 10 guinee. Fred Ryan 2 scellini. Temple 2 pranzi. Casis 2 scellini. O'Brien's mezza guinea. Signor McKernan 5 settimane di pensione. Il gruzzolo che ho in tasca non mi serve a niente. Per il momento no. Lo so che non ci riuscirebbe. Ma un giorno o l'altro capirà. Noi siamo un popolo generoso, ma bisogna anche essere giusti. Mi spaventano questi paroloni che però ci rendono così infelici. Lei pensa che io sia un parruccone e un conservatore di vecchia lega, ma ho anch'io sangue ribelle che mi scorre nelle vene. A proposito, lei potrebbe farmi un favore, Mr. Dedalus? Tramite qualcuno dei suoi amici letterari. E ho qui una lettera per la stampa. Si tratta di afta epizotica. Gli diamo occhio. Gliela cantate per bene, eh? Voglio che sia stampata e letta. Vedrà che alla prossima epidemia porranno un embargo sul bestiame irlandese. Ma è una malattia che può essere curata. In Austria è regolarmente trattata dai loro veterinari. Si offrono di venire qui? Sto cercando appoggi al ministero, ma trovo ostacoli ovunque, intrighi, manovre di corridoio. Ascolti bene cosa le dico, Mr. Dedalus. L'Inghilterra è in mano agli ebrei! In tutte le posizioni eminenti, finanza, stampa! E questi sono segni di decadenza di una nazione! Ovunque si trovino a fare comunella, quelli succhiano le forze vitali della nazione! Com'è vero che io e lei siamo qui ora? I commercianti ebrei sono già all'opera nel loro lavoro di distruzione! Ma un commerciante è uno che compra poco e vende molto. Ebreo gentile fa lo stesso, no? Loro hanno peccato contro la luce! Lei può vedere le tenebre nei loro occhi! Ecco perché sono andati errando sulla terra fino ai giorni nostri! Ma chi non l'ha fatto? Cosa intende dire? La storia è un incubo da cui tento di svegliarmi. Yeah.
Le vie del creatore non sono le nostre. Tutta la storia si muove verso un grande fine, la manifestazione di Dio. Ma quello è Dio. Che cosa? Un grido per strada. Io sono più felice di lei. Prevedo che non resterà per molto qui a fare questo lavoro. Lei non è nato per essere un insegnante. Mi dica se sbaglio. Per essere uno che impara, piuttosto. Chissà, per imparare occorrerebbe essere umili. Ma la vita è una grande educatrice. Per quanto riguarda queste... gliene do due copie. Se potesse farle stampare subito. Tenterò. Conosco un pochino due redattori degli Evening Telegraph. Bene. Arrivederci, signore. Mulligan mi appioperà un nuovo soprannome, il bardo difensor di bovi. Un momento, Mr. Dedalus. Volevo solo dirle questo. Dicono che l'Irlanda abbia l'onore di essere l'unico paese a non aver mai perseguitato gli ebrei. Lo sapeva questo? No. E sa perché? Perché, signore? Perché l'Irlanda non li ha mai lasciati entrare.